Morgana e oggi sono all'Accademia di Spagna per presentarvi il lavoro, il progetto di una delle mie alunne, che è stata una delle alunne del corso individuale di sartoria storica e contemporanea di specializzazione. È un'artista residente qui dell'Accademia di Spagna e questo è il suo lavoro. Ecco l'artista. Ciao, sono Clementine, sono una residente dell'Accademia di Spagna a Roma. Tutto quest'anno ho sviluppato un progetto di costume per una scena. Questo era un progetto che si doveva portare a un teatro, un piccolo teatro al testaccio, però ovviamente per una ragione ovvia non si è potuto portare avanti. Invece ho messo dei prototipi che dovevano essere portati in scena. Qua ci sono questi due manichini con un full look. Tutto fatto qua, fatto a mano. E dopo ci sono altri pezzi più espositivi, più per la mostra, come questo corpetto tutto fatto con il dipinto a mano, con lino antico. Io faccio sempre tantissimo recupero di tessuto antico. Quello che progetto, che sviluppo. E tutto si basa sul periodo barocco, sì, quello 17-18, che è il mio periodo più allucinante, estetico, violento della storia, e lavoro sull'estetica di quel periodo. E ho messo pure altri paio di capelli, tutti fatti sempre a mano qua, eppure qua in vitrina ci sono diversi trionfi barocchi, come questa collana tutta fatta in cera, questa palla tutta fatta con nastro rasso a mano, il sangallo. C'è pure un pezzo che appartiene al mio archivio personale, che è un corsetto fiorentino del 1914, quella è una riproduzione di una coif. Molto bello, molto interessante anche la sala. È stupenda e si presta a ospitare. Sì, la sala dei ritratti è bellissima, la sala più bella di tutta l'Accademia, al mio parere. E anche la vista è stupenda, tutta Roma dall'alto. Bellissimo. Ci vuoi raccontare qualcos'altro di te? Dove ti trovano? Io sono qua fino ad agosto 2020, dopo tornerò sicuramente per portare avanti questo progetto di cui parlavo. Però questo sarà sicuramente l'anno prossimo, fine di quest'anno. Nel frattempo potete vedere tutto quello che faccio sempre nel mio Instagram, la Villa Clementine. Grazie, grazie.